Silenzio! Vieni a conoscere i miei nuovi amici! Imparano a rispettare. Dio misericordioso. Non si può fare il pazzo. Continuate così, fratello. Siete pazzo, ma intanto ti batti come se fossi in ritardo per il tuo matrimonio. Sì, di circa 25 anni. Sono arrivato troppo tardi per salvare il covo del bazar. Ma ora che la mia armata è raddoppiata, lo riprenderemo insieme. Di qua! Quando i Templari si impossessano di un distretto, ostentano la loro presenza appendendo stendardi e taglieggiando i mercanti. Tenerli a bada è una battaglia costante e ci denigrano a ogni vittoria. Piuttosto arditi. Perché il sultano tollera tutto questo? Il sultano Bayezid è assai lontano, Ezio. Sta combattendo contro suo figlio Selim a molte miglia dalla città. È stato via per anni, almeno dall'epoca del terremoto. Forse anche da prima. È cieco a tutto questo disordine. Ma i tuoi occhi sono aperti, vero? Come due lune piene. Credimi. Troppi per un ingaggio diretto. Temo che una bomba fumogena non sarà di grande aiuto. Bombe fumogene? Ezio, è ora che voi italiani entriate nel XVI secolo. Queste non oscurano, distraggono. Dannazione, cos'è esploso? Quel boato non mi è piaciuto affatto. Hai visto? Non resistono. Muoviamoci. Sei pieno di sorprese oggi. Fabbricare esplosivi è una nuova moda. L'abbiamo adottata dai cinesi e la seguiamo con grande passione. Dovrai insegnarmelo. Non dovresti essere tu il mentore, Ezio. Inizio ad avere dei dubbi. Strappate il cuore dai corpi privi di vita di queste aberrazioni eretiche. Portate la pace in città. Tocca a te. Rendimi fiero. Sbrigati, sono quasi arrivati. Questo è uno dei nostri tanti covi, preso dai Templari, come puoi vedere. Da qualche parte tra queste canaglie c'è un capitano Templare. Uccidilo. Sali in cima alla torre e accendi il fuoco di segnalazione. Questo avviserà i Templari che è il momento di tagliare la corda. Bene, tu crea un diversivo. Io li manderò a casa.
Quando i Templari si impossessano di un nostro covo, mettono un capitano al comando. Esplora la zona con cura e potresti notarlo mentre si pavoneggia in giro. Fatevi avanti. Sembra essere ben... Voglio morire! Stavo giusto tornandomene a casa. Buongiorno.